pratica continua a rimanere ferma. Nel frattempo, da Roma sono state finanziate al 100% linee di metropolitana in zone d'Italia dove gli enti locali non hanno contribuito con nessun impegno di spesa. Presidente Berlusconi, perché ci penalizza? Tornando ad oggi in quest'Aula, Presidente Letta, membro dello stesso PD scrivente questa lettera, perché ci penalizza? Grazie. La ringrazio. È iscritto a parlare per illustrare l'ordine del giorno numero 173 l'onorevole D'Incà. Grazie Presidente. Gentile Presidente e colleghi, le motivazioni che hanno portato il Movimento 5 Stelle a proporre questo ordine del giorno sull'articolo 19, e in particolare il comma 3, si rifanno al fatto che attualmente è consentita la realizzazione di quelle infrastrutture di notevole rilevanza cui il piano economico e finanziario presenta dei costi di investimento che impediscono al piano stesso di raggiungere l'equilibrio. Decreto legge 18 ottobre del 2012, numero 179, recanti ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, numero 221. Questo è attualmente possibile grazie al riconoscimento di un credito d'imposta su IRES ed IRAP che può creare un pericoloso volano per la costruzione di, a recita la relazione dell'atto Senato numero 3533, opere non sostenibili sotto il profilo economico e finanziario, che lo diverrebbero in virtù del riconoscimento del credito d'imposta a favore del realizzatore. Tutto ciò comporta un pericolo ed un trasferimento di rischio a spese delle risorse pubbliche, cui si possono aggiungere quelli derivanti dalle clausole di salvaguardia previste nelle convenzioni per la realizzazione di queste opere e destinate a coprire eventuali gestioni deficitarie degli interventi così realizzati, ad esempio nel caso della realizzazione di opere autostradali per insufficienza degli introiti derivati dai pedaggi. Lo stesso rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, analisi di alcuni settori di spesa pubblica del marzo 2013, evidenzia un'alta mortalità del project financing, per motivi che dipendono dall'inadeguata analisi preliminare sulla fattibilità dell'operazione, che i vantaggi di questo tipo di finanziamento sono puramente contabili e non consentono alcun effettivo risparmio per la finanza pubblica, in quanto dovranno essere previsti esborsi futuri o mancati introiti da parte dell'operatore pubblico a favore del privato, addivenendo alla conclusione che normalmente il settore pubblico possa finanziarsi a costi inferiori a quello privato e che pertanto i progetti in partenariato pubblico-privato sono più costosi dei progetti tradizionali di investimento pubblico. Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dei rischi, è posta in evidenza una certa asimmetria che induce i privati a minimizzare l'assunzione di rischio e o a selezionare iniziative con basso rischio ed alti rendimenti. Da questo punto di vista, i vantaggi economici sarebbero molto limitati, in quanto in un'ottica di finanza pubblica è opportuna l'opzione del partenariato pubblico-privato, a condizione che i privati si accollino rischi che li competono. Alcuni tipi di investimenti pubblici sono caratterizzati da elevata incertezza ed esternalità positive. In questi casi il settore privato si impegnerà solo nel caso possa contare su specifiche garanzie pubbliche, dissolvendo così in parte i vantaggi del partenariato pubblico-privato. Con la riforma della legge 109 del 1994, l'istituto della concessione è stato totalmente rivisto. Viene meno il limite di durata della concessione, precedente a 30 anni, e viene abrogato il limite massimo del 50% del contributo che l'amministrazione poteva corrispondere al concessionario, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione, in presenza di prezzi amministrati e quindi di elementi economici sottratti alla capacità decisionale e al rischio dell'impresa. Dunque, dal 2002, i promotori privati possono proporre e realizzare opere con una concessione nella quale l'amministrazione aggiudicatrice garantisce il 100% del costo. L'effetto domino, dopo le modifiche introdotte, è subito esploso. Effetto domino che ha investito in maniera ancora più preoccupante anche l'iniziativa diretta delle amministrazioni pubbliche. Gran parte dei progetti che si stanno realizzando sono stati affidati solo grazie alle modifiche apportate all'istituto della concessione e la tenuta di bilanci futuri delle aziende pubbliche e degli enti locali sarà tutta da verificare. Considerata la situazione critica cui versano le finanze pubbliche, si ritiene opportuno che il Governo si impegni su un complessivo ripensamento sull'indiscriminato utilizzo degli strumenti di cosiddetta finanza di progetto e partenariato pubblico-privato sin qui adottati, rispetto alle finalità istituzionali di interesse pubblico cui dovrebbero essere destinati.
La volontà del Movimento 5 Stelle è di salvaguardare le casse pubbliche e di proteggere le generazioni future da innumerevoli opere costruite a debito e che ricadranno sulle loro spalle. Solo per citarne alcune di queste opere nel Veneto, vi sono il prolungamento della 27 e la Pedemontana Veneta e, ancor peggio, la volontà di costruire ospedali in project financing, oltre all'esistente, che rischiano di drenare le risorse della sanità dalle opere costruite precedentemente e passando di fatto da una sanità pubblica ad una privata, calpestando fondamentali diritti costituzionali alla salute. Il governo si deve impegnare alla verifica di questi strumenti finanziari prima che si trasformino in voragini dove cadremo noi tutti. Grazie Presidente. La ringrazio. È iscritta a parlare per illustrare l'ordine del giorno numero 174 l'onorevole Spessotto. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'articolo 30 del decreto legge in esame contiene, tra le disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, anche quelle relative alla semplificazione in materia edilizia, oggetto del presente ordine del giorno. In particolare, alcune delle disposizioni introdotte consistono, come è noto, nell'estensione del concetto di ristrutturazione edilizia solo agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con sagoma differente da quelli preesistenti. In pratica, se si demolisce e ricostruisce un fabbricato, anche con sagoma diversa, ma con la stessa volumetria, questo non sarà considerato più un intervento di edilizia pesante e pertanto non sarà più necessario richiedere il permesso di costruire, ma sarà sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività.